Puoi spiegare il tuo punto di vista su quello che è oggi l'internazionalismo? Sì, l'internazionalismo è un concetto, una galassia di concetti in verità molto difficile da spiegare in poche battute. In estrema sintesi, e richiamandoci esclusivamente al modello teorico che mette capo alla figura di Carlo Marx, l'internazionalismo era pensato come fuga rispetto ai dilemmi del capitalismo. L'idea di Marx, nei suoi scritti, era quella che il capitalismo potesse essere superato solo per via internazionalistica, tramite appunto l'internazionale dei lavoratori, tramite l'unione planetaria degli oppressi che in maniera planetaria, globalizzata diremmo oggi, si opponessero alle logiche dominanti delle classi egemoniche. Questo era il progetto di emancipazione marxiana. Il problema è che oggi questo modello non regge. Il modello di Marx, oggi direbbe Gramsci, va portato all'altezza dei tempi. Oggi l'internazionalismo non è altro che l'altra faccia della globalizzazione e da questo punto di vista quanti credono di portare avanti il discorso di Marx perseguendo oggi l'internazionalismo in realtà stanno affossando Marx, perché finché si permane all'interno di un orizzonte internazionalistico oggi si permane all'interno del capitale. Oggi il solo internazionalismo esistente è quello della globalizzazione, dei mercati finanziari transnazionali, dell'economia globalizzata. Da questo punto di vista vi è una perversa simmetria, potremmo dire, fra il mercato globale e la finanza globale e l'internazionalismo vetero-marxista. L'internazionalismo vetero-marxista, che poco o nulla ha a che fare con il nobile progetto di Marx, oggi è l'altra faccia della globalizzazione. In uno scenario perverso in cui i banchieri apolidi sono l'altra faccia delle moltitudini dei centri sociali di Toni Negri deterritorializzate. Sono accomunati dalla stessa visione globalizzata del mondo in cui non vi è più nulla di locale, non vi è alcuno spazio per gli stati nazionali, per la sovranità democratica delle comunità. Il paradosso è che appunto la differenza fra un anarchico alla Toni Negri globalizzato della moltitudine e il neoliberista della globalizzazione finanziaria, la differenza è solo questa, che il neoliberista è disposto a pagare per fruire delle merci che scorrono sul rullo della globalizzazione finanziaria, laddove invece l'anarchico alla Toni Negri non è disposto a pagare ma vuole consumare senza pagare. Ma è la stessa antropologia ultracapitalistica ad animare le vite del primo e del secondo. Questo è il punto fondamentale. Tutto questo per dire che oggi la via verso il marziano sogno di una cosa, l'emancipazione del genere umano pensato universalisticamente come un solo soggetto, questo nobile progetto che non può essere messo da parte, non può essere congedato perché risponde a un ideale della ragione umana, e io con Giambattista Vico parlo di comunismo ideale eterno, nel senso che è un, potremmo dire, un elemento di senso inemendabile dall'orizzonte umano. Ebbene, questo progetto di Marx oggi non può che essere recuperato se non abbandonando l'internazionalismo, o meglio, perseguendo una forma di universalismo che necessariamente transiti per il rovesciamento dell'odierna globalizzazione, cioè l'universalismo degli egoismi e dei movimenti della finanza globalizzata, ritorni alla sovranità delle comunità democratiche all'interno degli stati nazionali e da lì, dalle singole comunità democratiche, si proceda verso un nuovo universalismo fatto su altre basi, sulle basi del riconoscimento dei popoli, delle tradizioni, delle lingue, delle culture e quindi esattamente l'opposto dell'odierna globalizzazione. Potremmo allora dire che se il progetto di Toni Negri e degli altri fautori vetero-marxisti dell'internazionalismo è quello di rovesciare direttamente la globalizzazione in internazionalismo comunista, arrivando, potremmo dire, all'obiettivo comunista con un colpo di pistola, avrebbe detto Hegel, cioè direttamente, senza mediazione, oggi si tratta di rovesciare questo paradigma fallace e di prospettare un nuovo paradigma che pervenga all'universalismo dell'emancipazione, cioè l'emancipazione del genere umano pensato come un unico soggetto, pervenga a questo partendo però da comunità
situate nel tempo e nello spazio, che operino in vista di un universalismo cosmopolitico e insieme, potremmo dire, comunitario. Universalismo comunitario sembra, ed è effettivamente per l'intelletto astratto, una antitesi, potremmo dire, tra due elementi che non stanno insieme. Come può il comunitarismo stare insieme con l'universalismo? E invece è proprio qui il punto. La dialettica è unità degli opposti, e in questo senso è dialettica di unità degli opposti per il fatto che il vero universalismo, il vero progetto in grado di realizzare l'emancipazione umana, si attuerà quando si svilupperanno modelli di esistenza comunitaria, anti-individualistica, basata appunto sul riconoscimento fra liberi e uguali, che instaurino una pluralità di comunità, ciascuna rispettosa delle proprie tradizioni e di quelle altrui, che al tempo stesso dialogano tra loro sulla base della comune appartenenza al genere umano. Questo è il solo universalismo oggi possibile contro quello della finanza e contro quello dell'inesistenza.